175 kHz sowie von 7 Uhr bis 9 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit auf den Frequenzen 17.615 und 17.720 kHz hören. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns an folgende Adressen. Per E-Mail an gr@cri.com.cn oder cri.gr@qq.com. Hörer, die uns faxen wollen, wählen bitte 0086 für China, 10 für Beijing und die Durchwahl 68 89 20 53. Unsere Anschrift in Deutschland, Gürtelstraße 32b, 10247 Berlin. Auf Wiederhören. China Internazionale. State ascoltando Radio Cina Internazionale. Amici ascoltatori, ben ritrovati. Ecco il sommario delle principali notizie odierne. Cina, forte insoddisfazione per il budget della difesa 2019 degli Stati Uniti. Cina a Stati Uniti, tradotte giustamente gli investimenti cinesi. Alle notizie seguiranno una pagina di commento, la rubrica Zoom sull'economia e cinese per ogni giorno. Eccovi ora il nostro notiziario. Il 14 agosto il portavoce del Ministero degli Affari Esteri cinese, Liu Kang, ha affermato che la Cina è fortemente insoddisfatta per l'approvazione da parte degli Stati Uniti della legge sull'autorizzazione alla difesa nazionale per l'anno fiscale 2019. Gli Stati Uniti ignorano la forte opposizione cinese e hanno firmato il budget, il cui contenuto riferito alla Cina è negativo. La Cina sollecita gli Stati Uniti ad abbandonare la mentalità da guerra fredda e il concetto di gioco a somma zero, invitandoli a non attuare gli articoli negativi che la riguardano.